Bene amici, buonasera. A quanto pare mi è arrivata una notizia che non volevo neanche calcolare perché il personaggio è incalcolabile sostanzialmente. Però è giusto che per una curiosità bisogna raccontarla. Bene, a quanto pare si sta riaffacciando un altro piccolo pericolo per Crotone. È un personaggetto, ma è un personaggetto particolare, Vincenzino. Io conosco parecchi Vincenzini. Non è il Vincenzino amico mio che ogni tanto appare con me in fotografia in qualche altro ristorante, è un altro Vincenzino che ha avuto una storia politica alquanto inquietante. Fu protagonista di 50 voti per quanto riguarda la campagna elettorale nel lontano 2000, non so che, quando ci fu la prima giunta Vallone. Poi si riciclò e andò a finire dall'Orso Enzo, sempre con 50 voti. E adesso ritorna, addirittura con una lista tutta sua personale, che il nome è tutto un programma, ma francamente non lo dico questo nome perché è trash, è talmente trash che ho pietà sostanzialmente. Caro Vincenzino, ci mancavi solo tu in questo prologo elettorale molto lungo qui a Crotone. Bene, allora sappi che sempre 50 voti raccoglierai, se ti va bene, se ti va bene. Quindi sostanzialmente continuerai a essere bocciato. Ammiro la tua, come si suol dire, ammiro il tuo coraggio di volerti presentare come se gli altri si fossero scordati di te. Effettivamente, rispetto a 10 anni fa circa, sei molto dimagrito, ma la faccia, quella resta. Bene, caro Vincenzino, sono contento che sei tornato, così rimarrai negli annali della storia per quello che prenderà sempre e soltanto 50 voti. 50 disgraziati che pensano di votare una persona. Bene, ciao Vincenzino, mi raccomando, ti sto tenendo d'occhio e per favore non mandatemi foto delle sue intervistine in qualche altra televisione per potermi farmi capire che lui è tornato. Il problema è che tornerà sempre a prendere 50 voti. Però c'è una cosa, ti trovo in forma perché sei molto dimagrito. Eri un bel pinguino tanti anni fa, adesso sei diventato uno stecchino. Bene, bravo. Continuiamo così. E così nell'ingresso per il Consiglio Comunale, penso perché non si candiderà a sindaco, però nell'ingresso del Consiglio Comunale abbiamo anche Vincenzino. Bravo, complimenti. Ciao Vincenzino, ciao. Salve amici, sono seduto, anzi strabaccato, su una banchina nel centro della città. Allora, ieri dopo il video dedicato a Vincenzino, il video in diretta, sostanzialmente mi è arrivato un messaggio WhatsApp e praticamente mi è stato inviato un link dove praticamente, anzi sostanzialmente, ho rivisto Vincenzino in un'intervista, a quanto dire paradossale. Ho ascoltato bene l'intervista. Bene, Vincenzino si ripresenta. La demenzialità più totale. Ovviamente dedicherò altro spazio a Vincenzino, dicendo a questo mio amico misterioso: bravo, hai azzeccato il vero Vincenzino, hai fatto bene a mandarmi l'intervistina, dove lui ha raccontato di tutto e di più. Ovviamente mi sto impegnando, caro Vincenzino, a trascrivere le tue parole, perché le tue parole sostanzialmente nascondono sgangheratezza, confusione, una voglia di mettersi in campo. Diciamo che te la sei cantata e te la sei suonata. Ovviamente, siccome ti considero una persona alquanto subdola, caro Vincenzino, non sei adatto per fare politica. Puoi parlare, sì, di politica, ma non farla, perché sostanzialmente sappiamo i tuoi precedenti. Bene, adesso lo raccontiamo qualche precedente, caro Vincenzino. Ci sei, Vincenzino? Va bene. Allora, caro Vincenzino, sappi che ti conosciamo. Io ti conosco da parecchi anni e tu lo sai, fai finta di non vedermi, Vincenzino. Ma sapete perché Vincenzino fa finta di non vedermi? Perché sostanzialmente lui
si offese una volta. Bene, raccontiamo questa storiella di Vincenzino. Vincenzino iniziò la sua carriera nei DS, Democratici di Sinistra, ex PDS, Partito Democratico della Sinistra, ancora prima Partito Comunista. Erano gli anni della giunta Vallone, della prima giunta Vallone. Bene, questo signorino, che all'epoca faceva tutt'altro mestiere, decide di candidarsi, riesce a frequentare i palazzi della politica, soprattutto provinciale, e quindi entra nelle grazie dei DS, che gli danno una possibilità di candidarsi. Allorché, siccome ero pure maggiorenne, si parlava, qualcuno aveva osato parlare di una mia candidatura, ma io la politica attiva non andiamo molto d'accordo, almeno qui in Calabria, qui a Crotone. E allora questo signorino a Bastione Toledo, una struttura che sta vicino al centro storico di Crotone, se nessuno sa dove si trova Bastione Toledo, bene, è un locale di proprietà del comune di Crotone, tuttora proprietà, che sta praticamente attaccato alla chiesa dell'Immacolata. Ne ho parlato in un video tanti mesi fa, ne tornerò a parlarci di Bastione Toledo, però lasciamo stare Bastione Toledo. In questo Bastione Toledo si tenevano mostre e conferenze, e ci fu la conferenza di partito. Bene, il signor Vincenzino, dovete sapere che era convinto già all'epoca di prendere parecchi voti, perché lui godeva di una militanza di partito e mi diceva: tu prima di fare politica devi fare la militanza di partito, devi stare zitto, perché bisogna fare la militanza, bisogna fare anni di militanza, poi ti daranno la chance e tutto questo. Questo è l'insegnamento. Bene, io entro a Bastione Toledo per fatti miei, questo Vincenzino mi vede in lontananza e mi prende in giro, mi dice: ah, si vuole candidare, che guardalo, poverino, si vuole candidare, come se la cosa fosse talmente importante. Però attenzione, Vincenzino voleva essere eletto, credeva di essere eletto. Bene, siccome poi aveva una strafottenza tale da irritare, perché un conto è sfottermi in faccia e un altro conto è sfottermi alle spalle, cercando di trovare l'umiliazione dell'altro, come se la sua candidatura nei Democratici di Sinistra fosse santificata. Bene, succede che io ho una reazione, perché poi quella fu una giornata, che mi ricordo, fu una, non una bella giornata, non che mi è scappato: cretino, stai zitto. Bene, Vincenzino si è offeso davanti a questa affermazione: cretino, stai zitto, e non volle più parlare, fece l'offeso, il prezioso. Bravo. Adesso, visto che rischio di ripetertelo di nuovo, tra l'altro, ma quando trascriverò il discorso dell'intervista che tu hai rilasciato in un'altra televisione, vedremo che è il cretino politico di nuovo. Va bene, comunque io gli diedi del cretino, ma fu una reazione istintiva, come se quelli fossero sostanzialmente, si offese perché ho toccato male il suo onore, il suo onore. Calcolate che Vincenzino non era, aveva un soprannome che era tutto un programma all'epoca. Qualcuno lo chiamava il Gommolo, Vincenzino il Gommolo. Va bene, Vincenzino il Gommolo si offese. Dopodiché ci furono le elezioni. E quale fu il risultato di questo signore? Nella prima giunta Vallone prese 50 voti nei DS, il che non vuol dire niente. Bene, Vincenzino il Gommolo si eclissò per un periodo, non si vide niente, non mi rivolse più la parola per vari motivi, e sostanzialmente mi fece un favore, un piccolo favore, e non ebbi notizie di lui fino alla seconda candidatura del sindaco Vallone.
bene, Vincenzino si ripropose sempre al consiglio comunale, ma nelle liste dell'orso Enzo a sostegno di una nota signora. Se ci ricordiamo chi fu questa signora nelle liste dell'orso Enzo, che era stata candidata a sindaco, bene, Vincenzino zitto zitto si era infilato, e tutto solitario in via Vittorio Veneto, a due passi al comune esattamente, il banchetto era davanti accanto al Credito Italiano. Vincenzino, tutto timido, distribuiva il suo foglio per essere di nuovo candidato al consiglio comunale nelle liste dell'orso Enzo. Bravo! Ed era già, si era fatto più piccolino il gommolo, si era fatto più piccolino il gommolo, bene. Mi vide, però non proferì parola, non volle salutarmi, non volle darmi il foglio, non volle questo, però guarda caso, dai DS è passato sotto l'egidia dell'orso Enzo, questo è la seconda candidatura che portò poi la vittoria al sindaco di Vallone, solo che a questo punto Vincenzino fece flop un'altra volta, 50 voti, quello che aveva preso 5 anni prima lo prese 5 anni dopo, quindi sostanzialmente la cosa, ed sono gli stessi voti matematici, una cosa mai vista prima, e quindi ancora si eclissò. Poi ho rivisto Vincenzino e devo dire che Vincenzino sostanzialmente ha imparato a lavorare bene. E sono contento che abbia imparato a lavorare. Adesso fa un lavoro manuale, molto ricercato, molto nobile, non esita a sporcarsi le mani, non esita a lavorare. Quindi, sul punto di vista del lavoro, non discuto. E siccome, tra vari dubbi che io nutro, l'ho visto attivo nella sua attività, mi sono detto, beh, finalmente la testa sulle spalle ce l'ha, ha capito che forse ha fatto qualche cavolata in passato, non tanto nelle candidature dei partiti, ma il volersi candidare perché è stata una cavolata, non era tagliato per fare politica, era evidente, uno che lo chiamano gommolo, non può fare politica sostanzialmente, però gommolo, e devo dire che l'ho ritrovato pure in forma, dimagrito, ha perso tanti chili, un'altra persona, la faccia è quella. Anche lì mi ha incoraggiato, fa finta di non salutarmi, fa finta di non vedermi. È giusto che sia così, perché sostanzialmente la sconfitta l'ha avuta. Io gli avevo dato un verdetto, ma perché forse a livello di analismo politico, forse riesco a capire qualcosina in più rispetto a quello che pensa di essere addirittura eletto. Etto prima del tempo, bene. Ora Vincenzino si è riaffacciato, bene. Addirittura ha fondato un misto tra un movimento e un partito. Non dirò il nome perché poi è troppo riconducibile. Però le sue velleità passano dal voler essere consigliere comunale o sindaco addirittura, ma lì si accontenterebbe anche di fare l'assessore, decidere il popolo, come dice lui. Bene, Vincenzino, io francamente non lo so, io mi auguro che dopo quello che ho sentito avrai la decenza di pensare prima a curare il progetto politico e di non presentarti a queste comunali, perché altrimenti un'altra volta dovrò raccontare questa storiella del tuo passato politico, tra l'altro pubblico, perché sei stato candidato, o anche forse ho conservato addirittura qualche santino, caro Vincenzino. Però siccome adesso ti sei praticamente autoproclamato re di Calabria, addirittura con questo, appellandoti alla sovranità del popolo, dicendo che sei stanco anche tu dei soliti, quindi praticamente rubi pure gli slogan degli altri, tanto per dire, va bene, caro Vincenzino, continua così, sono contento per te, è giusto che tu lo faccia, che tu abbia la tua avventura, però sostanzialmente la sostanza non cambia. Sgangherato eri prima, sgangherato sei dopo. Peccato,
perché un miglioramento c'è stato, che ti sei messo a lavorare seriamente poi, seriamente, ti sei messo a lavorare, cosa che credevo impossibile, ma invece ti sei messo a lavorare, però la testa non è cambiata, neanche la faccia. Caro Vincenzino, non te la prendere, ti voglio bene, però sostanzialmente non tornare a fare il gommolo politico, ne abbiamo già tanti. E con questo vi saluto, cari amici, ovviamente, aspettiamo nuovi sviluppi e pensate che Crotone mi sa che adesso ha più partiti in città che contagiati in tutta Italia. Alla prossima!